In occasione della giornata mondiale del riciclo, i carabinieri forestali, in collaborazione con ASM, azienda municipale di raccolta rifiuti, e l'assessorato all'ambiente del comune dell'Aquila, hanno coinvolto gli studenti delle scuole superiori del capoluogo in una giornata di raccolta differenziata. Hanno partecipato a una sorta di raccolta, no, nei dintorni delle loro scuole e di tutto ciò che era abbandonato, e anche loro si sono resi conto, vista la quantità di materiale che è stato raccolto, di come spesso ci sono dei comportamenti errati che vanno corretti. Sensibilizzare gli studenti sulla necessità della raccolta differenziata, finalizzata al riciclo, è il primo passo per far crescere la cultura ambientale. E con piccoli gesti quotidiani abbiamo fatto capire loro quanto sia importante tutelare l'ambiente, e anche nello stesso tempo si sono resi conto di quello che c'è intorno a loro, quello che c'è nella loro scuola. L'abbiamo fatto all'esterno, questa volta ciò che all'interno della scuola si fa quotidianamente. I ragazzi hanno raccolto veramente tantissima spazzatura, l'hanno riciclata differenziandola in collaborazione con i carabinieri che avevano fatto precedentemente delle lezioni e con i quali siamo orgogliosi di aver lavorato, perché è stata veramente una collaborazione straordinaria. È andata molto bene, abbiamo raccolto tutto quello che c'era intorno alla scuola. Abbiamo trovato carta, indifferenziato, plastica, queste cose, maggior parte sigarette. In particolare i banchi, quelli vecchi, le sedie. I ragazzi del quarto internazionale e anche quelli del primo sono stati molto bravi, in particolare i ragazzi del simposio, molto bravi, direi eccezionale. E direi che dobbiamo fare più eventi così.